Gli oltre 55.000 italiani conquistati in 5 anni di commercializzazione, Kia Sportage compie un'evoluzione estetica e di sicurezza senza precedenti. Con noi oggi la sportiva versione GT Line. Linea imponente che esprime sportività ed energia da qualsiasi angolazione. Ma è qui, nel nuovo volto, che troviamo il cambiamento più importante. Gruppi ottici non più integrati nella griglia a naso di tigre, ora più bassa ed allargata, ma avvolgenti e posizionati sopra la linea di cintura. Fari a LED Ice Cubes e protezione sotto scocco. Passo maggiorato di 30 mm, lunghezza cresciuta di 40. Il tetto, l'altezza è rimasta invariata, presenta un andamento leggermente digradante verso il posteriore. Cerchi in lega da 19 pollici con design specifico per GT Line. Spoiler più allungato per un maggiore slancio. I gruppi ottici posteriori sono collegati da una linea trasversale, mentre gli indicatori di direzione e le luci di retromarcia separate in posizione più abbassata danno ancora più senso di stabilità. Sempre proseguendo verso il basso possiamo apprezzare gli scarichi e la protezione sotto scocca metallizzata. Bagagliaio, iniziamo a notare che alcuni accorgimenti strutturali hanno portato a notevoli cambiamenti in termini di spazio e di come questo viene gestito. Maggiore volume, con ben 503 litri, e livello di carico abbassato e dunque di maggior comodità. Trasmissione Kia DCT a doppia frizione, 200 km orari la velocità massima. Consumi sul misto pari a 6 litri ogni 100 km. Il miglioramento che si respira nell'abitacolo è netto. Elementi metallici e materiali soft touch di ottima fattura e linee di sviluppo orizzontali a sottolineare la spaziosità che, come dicevamo, è stata accentuata. In questo caso, grazie alla nuova architettura, più spazio per i passeggeri, maggiore luminosità visto l'esteso cielo vetrato e ottima visibilità, conseguenza dell'attacco più basso e della snellezza del montante anteriore. Sicurezza attiva e passiva a livelli eccellenti, con un uso più esteso di acciai speciali ad altissima resistenza e con numerose dotazioni, fra cui frenata automatica di emergenza, Lane Departure Warning System, Lane Keeping Assist System e il Blind Spot Detection. Dual Zone Design per la plancia. Display Zone con strumentazione e touch da 7-8 pollici e Control Zone formata dalla console centrale ben orientata verso il conducente con tutta la strumentazione per la gestione delle funzioni legate alla guida. Sedili regolabili elettricamente e riscaldabili a 3 stadi. Modanature piano black e pedaliere in alluminio. Agilità e tenuta di strada superiore alle aspettative se riferite al mondo SUV. Il nuovo servosterzo elettrico fa la sua parte, caratterizzato dal motore elettrico direttamente sulla cremagliera e non sul piantone, garantisce una risposta più precisa e lineare. Nella gamma di motori diesel troviamo il 1.7 da 115 cavalli ed il 2.000 nella versione R. Per questo turbo diesel sono previste due declinazioni, da 136 cavalli e il più presente da 185. 400 Nm di coppia e monoblocco 5 kg più leggero, dotato di pistoni con rivestimento Nano Diamond a riduzione degli attriti.